partita importante, diciamo che potrebbe essere l'inizio di qualcosa di quello che ci abbiamo in testa, però non dobbiamo avere fretta, la squadra sta crescendo ancora, ha fatto una gran partita a Cagliari, siamo quasi, ho detto, a quello che ci siamo prefissi nella testa, manca quel pezzettino di cattiveria sotto porta e ci arriveremo, quindi bisogna avere pazienza, bisogna stare tranquilli perché prima o poi arriveremo a essere, diciamo, ottimali. Moltissimo, cioè, ha fatto la partita di mercoledì ha ancora più avvalorato quello che stiamo dicendo da settimane, cioè che questa squadra ha dei valori importanti, stiamo crescendo nella condizione, abbiamo la nostra identità. È chiaro che manca quella vittoria per dare, diciamo, l'apertura a questo campionato, però non deve essere un assillo, ci arriveremo con tranquillità, chiedo un po' di pazienza, anche se tutti desideriamo questa vittoria, però ho detto state tranquilli perché questa squadra veramente giorno per giorno sta mettendo dei mattoncini importanti. In questo momento sì, sono quelli che sono infortunati, gli altri abbiamo recuperati, anche questo ci dà il fatto che questa squadra non è mai riuscita a giocare due partite con la stessa formazione, però siamo consapevoli che non ci piangiamo addosso, siamo consapevoli che stanno crescendo quelli che erano un po' più indietro e quindi adesso abbiamo recuperato anche altri giocatori, Fornasier che ha fatto una discreta partita a Cagliari e quindi stiamo procedendo su questa strada. Sappiamo che il percorso è lungo, il campionato di Serie B è difficilissimo. Noi siamo pronti, abbiamo la nostra identità e la partita di mercoledì l'ha dimostrato. Frosinone 10 minuti dalla fine era in Serie A l'anno scorso, quindi una squadra che si è ancora ulteriormente rafforzata, ha conservato tutti, quindi è una candidata alla promozione. Però noi abbiamo i nostri valori, come siamo andati a Lecce, abbiamo disputato un'ottima partita, abbiamo portato a casa solo un punto e andiamo a Frosinone sapendo che troveremo di fronte una squadra che vorrà batterci, però noi la rispettiamo, ma sappiamo che non abbiamo paura e andremo là per cercare di vincere. Poi quello che dirà il campo lo accetteremo, però noi siamo in crescita su tutti i punti di vista. Dispiace tanto perché ci sono delle situazioni dove ci sono delle squadre che in questo momento traggono beneficio sulle disgrazie altrui. Noi in questo momento abbiamo trovato tutte le squadre al completo. E quindi dispiace perché poi capiterà a noi, noi anche noi abbiamo iniziato queste quattro partite tutte con problemi, mancato non è mai c'è stata mai diciamo tutti effettivi e quindi l'abbiamo accettata con serenità. In questo momento non ci gira benissimo, la fortuna per noi non apre gli occhi, ma sono convinto che ce l'andremo a cercare, noi la fortuna, ci andremo a cercare l'episodio favorevole e sono convinto che la crescita è costante, quindi sarei più preoccupato se la squadra avesse dei cali, invece sta crescendo. Vedi Lecce, vedi Cagliari e poi prima o poi la vittoria ci darà la spinta per partire per questo campionato difficilissimo.